E dopo aver creato la neve artificiale, potevamo farci mancare la tempesta di neve? Ebbene, ricreiamo un'esperienza visiva, inusuale almeno per chi non vive in montagna. Rimanete con me e vediamo come realizzarla. E dopo aver giocato con la neve artificiale, a proposito, nel canale Maestra Amica trovi il video dove ti spiego come realizzarla. Ora invece divertiamoci ad immergerci in questa atmosfera della tempesta di neve. Stimoliamo la fantasia inventando storie ambientate proprio in questa bellissima manifestazione della natura. Lo possiamo fare con questa esperienza visiva che ricrea in un barattolo l'atmosfera della tempesta di neve. È facile da realizzare, occorrono solo 3 ingredienti poco costosi e facilmente reperibili. Dobbiamo procurarci un barattolo di vetro, un po' di tempera bianca e una bottiglietta di olio per il corpo, necessariamente trasparente. Ma serve anche una bustina di Digger Cells. Per prima cosa dobbiamo diluire la tempera con un po' di acqua. Mescoliamo bene fino a farla sciogliere completamente. Ora la versiamo nel barattolo e poi verseremo anche l'olio. Facciamo riposare qualche minuto e vediamo che la parte bianca rimarrà sul fondo. Ed ora diamo inizio alla magia. Prendiamo una bustina di polvere di Digger Cells e la versiamo nel contenitore e vediamo cosa succede. Per reazione chimica l'acqua colorata inizierà a salire verso l'alto, ma subito dopo la parte bianca inizierà a scendere, creando proprio l'impressione di stare all'interno di una tempesta di neve. Creiamo un momento magico in classe che servirà per stimolare la fantasia inventando storie. Possiamo anche proporre delle attività didattiche come schede, giochi e letture che potete scaricare dal sito www.maestraeamica.com. Troverete nella descrizione del video il link diretto che vi porterà all'articolo sulla tempesta di neve dove ci sono i file che potete scaricare. Nel canale troverete altre attività a tema inverno, come ad esempio il cartellone e il video di una lezione da far ascoltare ai vostri ragazzi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che se vi iscrivete al canale Maestra Amica non perderete i prossimi contenuti che saranno pubblicati. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao ciao!